partner della Biennale Gastronomica 2016 qui a Firenze. Oggi siamo per il festival Florence One Event, Festival del Vino. Oggi vi presento un'eccellenza della Toscana, l'azienda agricola Le Regge. Un potere storico, giusto Andrea? Andrea è l'enologo di Le Regge e ci spiegherà appunto questa meravigliosa azienda. Sì, addirittura conserviamo un potere vigneto terrazzato Baldini che risale al 1700. La proprietà era del castello di Uzzano fino al 1989 quando Gino Ferruzzi ha comprato la fattoria. In realtà la famiglia vi è legata da molto più tempo, Giovanni Ferruzzi lavorava come mezzadro fin dagli anni 60 in queste terre. E ovviamente la famiglia una volta comprato ha investito, ha creato nuovi impianti, ha inserito varietà internazionali come il Merlot e il Cabernet Sauvignon. Il Chianti Classico Riserva 2007 è il nostro primo vino che abbiamo cominciato a commercializzare nel 2011, quindi siamo in realtà piuttosto giovani. Il Riserva, esattamente. Quindi sono tre linee di prodotti boutique, di nicchia. Assolutamente, 8 ettari e mezzo di vigneti ci danno 50.000 bottiglie di prodotti di qualità. La gamma è composta da tre vini, il Toscana Rosso che è un blend di Merlot e Cabernet Sauvignon, il Chianti Classico Annata che è il vino che produciamo in maggiore quantità e il Chianti Classico Riserva che è la nostra selezione, il vino più importante. Punta di diamante. Esattamente. Bene, ma Le Regge è un'azienda giovane che ha già conquistato l'Italia e i mercati internazionali. Sì, vendiamo in Italia, in Europa, ma anche in Giappone, in Cina e in Canada. Abbiamo ricevuto importanti riconoscimenti da riviste importanti, da concorsi enologici nazionali e internazionali come i quattro grappoli dell'Associazione Italiana Sommelier, oppure la medaglia d'argento su Decanter, Londra, per il Chianti Classico 2011 e 2012, quindi due vendemmie consecutive. Ovviamente cerchiamo di rendere il nostro marchio sempre più forte, sempre più apprezzato e partecipiamo a fiere nazionali come il Vinitalo, internazionali come il Vinexpo e Hong Kong e il Pro Wine adesso in Germania. E oggi siete in Biennale Gastronomica, quindi come Ponte dei Diamanti della Toscana. Assolutamente. Le Regge non è solo vino, giusto? No, produciamo anche olio extravergine oliva. Come per il vino cerchiamo di preservare la qualità della materia prima, quindi raccolta manuale, utilizzo delle tecniche più evolute per preservare la qualità del prodotto, frangitura proprio nella raccolta, estrazione a freddo, proprio per elevare il più possibile la qualità dell'oliva. Il nostro è un olio verde, dal verde intenso, con profumi vegetali, un aroma erbaceo ma equilibrato. E abbiamo anche studiato una lattina da 100 ml, quindi un formato originale, che può essere anche portato in aereo, perché no, diventare un regalo, un souvenir. Quindi un gioiellino, italiano, insomma. Assolutamente. Per un souvenir anche, vero? Meraviglioso. Ma senti Andrea, io vedo anche qua però una meravigliosa cioccolata fondente, che è la base del vostro olio, la base, cioè. Sì, è una cioccolata fondente con olio extravergine oliva. Abbiamo una ricetta originale con cui creiamo questo prodotto squisito. Ha un gusto particolare perché abbina la morbidezza del cioccolato al gusto erbaceo dell'olio extravergine. Come si può sposare con il vino? Assolutamente, è un prodotto che ovviamente ha buona grassezza, quindi richiede la presenza di un gusto che pulisca la bocca, quindi il tannino e l'acidità del Sangiovese sono perfetti, quindi consiglierei l'abbinamento con l'impianto classico riserva. Una bella Quindi siamo in presenza insomma di un'azienda di qualità tutta italiana e allora io invito tutti a degustare i vostri prodotti e venire a trovare qui alla Biennale Gastronomica. Grazie, io vi aspetto, contattatemi, ci trovate su internet, il nostro sito è www.laregge.it e spero che apprezziate i nostri prodotti se ne avete modo. Visitarvi a Greve in Chianti, vero? Vicino a Greve in Chianti. Noi siamo posizionati veramente a due passi da Greve in Chianti, tocchiamo con mano le ultime case di Greve, quindi respiriamo proprio il cuore del Chianti Classico, insomma una regione che come sapete festeggia quest'anno 300 anni, 1716-2016, anniversario della nostra denominazione. Un sorso di tradizione di Toscana. Assolutamente.